The Chic Fish oggi è uno studio di design degli interni e della comunicazione. Ci occupiamo principalmente di progetti di branding, interior e set design. Tutto è nato nel 2011 quando io ed Anna abbiamo aperto un blog che indaga la relazione tra il design, il vintage e l'estetica. Il blog ha definito in modo molto chiaro la nostra personale visione del design e da lì in modo molto naturale sono nate le prime collaborazioni, principalmente sul set design e sull'interior design. Ogni progetto nasce soprattutto con una profonda, attentissima fase di ricerca a cui dedichiamo davvero moltissime energie. Una fase sia digitale che fisica, in quanto ovviamente oggi come tutti utilizziamo moltissimo le ricerche online, abbiamo un sacco di fonti nel quale trovare spunti, ispirazioni. Però amiamo ancora moltissimo andare in giro, a scovare cose, situazioni e vivere appunto le emozioni che questi spunti ci possono dare. E l'andare in giro ci porta tra esposizioni, mostre, gallerie, eventi e soprattutto molti mercatini vintage nei quali troviamo sempre tantissime cose bizzarre. Dopodiché il passo progettuale è quello di trasformare questi stimoli che abbiamo trovato in linea con il progetto in soluzioni di nostra interpretazione. Lavoriamo moltissimo a quattro mani con gli artigiani, è una cosa che ci piace molto e ci dà molte soddisfazioni nel reinterpretare, trovare o modificare dei pezzi vintage o crearne di nuovi custom. Noi riteniamo interessante oggi andare oltre la funzionalità di un oggetto o la sua bellezza estetica, che tra l'altro può essere un fattore soggettivo. Crediamo che il passo oltre sia quello di riuscire a trovare o creare degli oggetti o degli ambienti che hanno una forte connessione emotiva con le persone che li abitano o che li adoperano. E questo lo facciamo appunto recuperando oggetti dal passato, cercando di interpretare le emozioni e i desideri delle persone, creando dei pezzi unici. L'amore per il retro e per i vintage è nato in modo molto spontaneo, devo dire, banalmente girando i mercatini della domenica con Anna per arredarci casa. Da lì abbiamo scoperto un mondo che ci ha regalato moltissime sorprese, ma soprattutto anche molti stimoli e molta voglia di reinterpretarlo. Quindi l'abbiamo presa in modo più professionale sul serio, aprendo blog, e da lì negli anni ci siamo costruiti oggi una rete, direi, internazionale di brocante, mercatini nei quali puoi attingere per scovare pezzi unici o da reinterpretare. La ricerca sul contemporaneo invece la facciamo attraverso il blog, è una ricerca fisica e digitale come appunto parlavamo prima, e il blog è lo strumento che ci permette di essere quotidianamente aggiornati su quello che succede, sui trend e sulle nuove, diciamo, novità che arrivano sul mercato del design. La nostra casa è sicuramente ad oggi la massima espressione del nostro gusto, del nostro stile estetico. Abbiamo approcciato il progetto in modo un po' bizzarro, ovvero abbiamo applicato il concetto di un recupero industriale ad un'abitazione d'epoca di fine Ottocento. Quindi abbiamo lavorato contrapponendo materiali grezzi o pezzi di recupero industriale con invece le finiture piuttosto che elementi decorativi o la struttura d'epoca di una casa dell'Ottocento, alla ricerca di un delicato equilibrio tra questi due stili. È stato un percorso che è durato 3 mesi, un lavoro molto affiatato anche con gli artigiani appunto per reinterpretare alcuni pezzi o riadattarli qui. È poi in realtà una stratificazione di quelli che sono le nostre passioni, frutto delle nostre ricerche, i nostri viaggi, eccetera.
quindi è piena di cimeli e di oggetti che raccontano un po' la nostra storia e quindi la nostra vita. Ecco, questa dimensione intima si percepisce ed è un po' la cifra stilistica o il punto su cui noi vogliamo lavorare, perché è quello che riteniamo faccia la differenza tra un'abitazione e una casa. Oggi lo studio di The Chic Fish è uno studio molto giovane, opera solo da un anno nel mercato dell'interior design e quindi siamo molto ambiziosi e speriamo di affermarci all'interno di questo settore. Per quanto riguarda l'evoluzione futura, sicuramente la direzione artistica e quindi lo stile, il mondo nel quale vogliamo lavorare e stiamo lavorando non cambierà, si evolverà ma non cambierà. Quello che ci piacerebbe fare come prossimi passi, che vediamo molto naturale, è affrontare il design di prodotto in modo un po' più strutturato. È un progetto che abbiamo già in mente e speriamo di fare nel prossimo periodo. Trovarne uno nello specifico è abbastanza complesso. Devo dire che per nostra natura ed indole troviamo molto più interessante perderci in mercatini o bizzarre situazioni e scovare piccoli tesori nascosti, magari non di firma, ma con una forte empatia. Il primo approccio che la gente ha con The Chic Fish è attraverso il blog. I contenuti che pubblichiamo con il loro molto definito gusto estetico è ciò che poi spinge i clienti a contattarci. Si può dire che ci riconoscono una particolare expertise nel mettere insieme il retro con il contemporaneo. Per nostra natura ci piace instaurare un rapporto molto intimo con i nostri clienti, soprattutto perché quello che cerchiamo di fare è sì ascoltare le loro specifiche esigenze, ma indagare su quelli che sono i loro sogni e i loro desideri, affinché il luogo che andiamo a progettare possa essere espressione reale della loro natura. Diciamo che la nostra più grande ambizione è quella di creare un ambiente nel quale loro possano sentirsi davvero a casa. Quello che ci sta a cuore è proprio evitare di sfociare nella nostalgia e nella malinconia. Amiamo molto il legame emotivo che si crea fra gli oggetti e le persone, però vogliamo trovare il modo di reinterpretare questi oggetti e questi ambienti in chiave del tutto attuale. La ricerca che facciamo attraverso il blog ci permette di rimanere costantemente aggiornati sugli ultimi trend e le novità in termini di tecnologia e design. E ci permette chiaramente di rinnovare ogni giorno il significato di contemporary. La nostra sfida è proprio quella di applicare queste novità e queste nuove magari tecnologie o design a situazioni o oggetti del passato. La nostra sensazione è che la gente sempre di più desideri vivere non tanto in un bell'appartamento quanto in una casa vera e propria. Quando spesso ci accorgiamo che quando arrivano i clienti a proporci un progetto hanno un'idea un po' astratta della casa in termini di casa dei sogni, se vogliamo. La gente ama moltissimo curiosare nelle case degli altri e ce ne siamo accorti grazie a un progetto che abbiamo pubblicato su The Chic Fish e che portiamo avanti tuttora, che si chiama Hope e che va a fotografare le case degli altri. La gente ama curiosare, prendere spunto, rubare un po' le idee dalle case altrui, però purtroppo non è sufficiente
sufficiente poi abbinare il giusto tavolo con la giusta sedia per creare o per fare una trasformazione. Questa magia, come ci piace definirla noi, avviene vivendo la casa, arricchendola di sogni, di ricordi e di emozioni, e questo è un po' il goal che noi cerchiamo di ottenere, ovvero trasformare un appartamento in una casa vera e propria.